Negli ospedali pugliesi mancano tra i 2.500 e i 3.000 medici. I conti li fa l'ordine di Bari, sulla base dei dati raccolti dalle sigle sindacali di categoria e quel che è peggio, e che la cifra potrebbe lievitare oltre, con effetto diretto sui camici bianchi in corsia e nei reparti a causa dei tagli alle pensioni, spiegano, visto che a fronte dei 1.257 medici venuti meno, le aziende sanitarie ne hanno assunti 995 per sostituirli. Il policlinico del capoluogo, per esempio, ha avuto 205 cessazioni a fronte di 165 nuove assunzioni. Saldo negativo, insomma, come quello dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, pur di 2 unità soltanto, 17 a 8 invece la forbice Aldebellis di Castellana Grotte, con la conseguenza di fissare l'asticella a 1,63 per 1.000 abitanti, un dato che colloca la Puglia molto al di sotto della media nazionale, che vede 2,11 medici dipendenti per ogni 1.000 abitanti, e non va meglio sul fronte della medicina generale. Secondo la Fondazione Gimbe, infatti, in Puglia tra il 2019 e il 2021 il numero dei medici di famiglia si è ridotto del 3,7% e entro il 2025 la regione ne perderà altri 383, mentre il 21,3% di loro già supera il limite dei 1.500 pazienti in cura.